L'offensiva lanciata dall'esercito iracheno per strappare Tikrit agli uomini dell'ISIS sta dando i suoi frutti. Le truppe di Baghdad e le milizie sciite guidate dagli iraniani sono entrate nei quartieri periferici della città che fu di Saddam Hussein. La roccaforte sunnita a nord della capitale, che accolse con favore l'arrivo degli uomini di al-Baghdadi, potrebbe aprire la strada per la conquista di Mosul. Dopo gli orrori messi in atto dal sedicente califfato, però, anche le popolazioni sunnite potrebbero accogliere con gioia i liberatori, compresi quelli sciiti. È quello che è successo ad al-Alam, pochi chilometri a nord di Tikrit, da dove arrivano queste immagini di festeggiamenti. Uno dei nodi cruciali, se la guerra contro l'ISIS sarà vinta in Iraq, sta proprio nell'eterno scontro tra sciiti e sunniti. I primi subirono ogni genere di sopruso e violenza sotto il regime di Saddam, poi si presero la rivincita sui sunniti alla fine della dittatura, alimentando nuovamente il malcontento, un pericoloso gioco di vendette incrociate che allunga un'ombra oscura sul futuro del paese. Intanto i fanatici che si sono affiliati al sedicente califfato in Libia fanno di tutto per farsi notare e sulle orme di quanto fatto in Iraq dai loro sodali si sono accaniti contro un monumento, un tempio sufi buttato giù a martellate con le ruspe. Un pericoloso e cinico gioco a radere al suolo la storia che mette a serio rischio il patrimonio archeologico e artistico della Libia, da Cirene a Leptis Magna, dalle pitture rupestri a sud del paese all'anfiteatro di Sabrata, luoghi che raccontano millenni di storia e che sono patrimonio dell'umanità, proprio per questo detestati dai barbuti delle bandiere nere.